Le fiabe e i conti di Sicilia, che fanno parte dell'antica tradizione orale, aprono l'edizione di quest'anno di Dialoghi di Alchimia nella parrocchia di San Giuseppe. La terza edizione vedrà anche il coinvolgimento di altre parrocchie come San Marco e San Domenico. A raccontare le figure che fanno parte delle leggende e dell'immaginazione, la docente dell'Università di Palermo, Marina Castiglione, e contestualmente i colori accesi dei quadri di Lorenzo Ciulla. I dialoghi di alchimia quest'anno si dedicano soprattutto alla cultura materiale e immateriale della nostra Caltanissetta. Casualmente, diciamo, io avevo svolto un'attività di indagine, di ricerca sul campo di tipo etnodialettale nel centro della Sicilia dedicata ai conti, quindi alle tradizioni orali che si tramandavano un tempo di padre in figlio, o meglio ancora forse da nonno in nipote. E alcuni di questi conti appartengono comunque alla grande tradizione, al grande repertorio che si trova anche all'interno della Biblioteca delle Tradizioni Popolari di Pitré. In altri casi invece sono più proprie del nostro territorio e non sono state mai censite. Una che è assolutamente presente, diciamo, nella tradizione isolana, panisolana, è quella che si chiama Betta Pilusa o anche Cinniredda o Spera di Sule, è una sorta di pelle d'asino che si ritrova in quasi tutte le tradizioni locali, mentre invece ce ne sono delle altre che sono più proprie, ma sono più delle leggende piuttosto che dei veri e propri conti, che sono tipici del nostro territorio, quindi legati a Delia, a Sommatino, a Canicattì, a Licata, che sono appunto i centri in cui è stata svolta l'indagine. Quindi partiremo dai conti perché, dato che questa attività si chiama dialoghi, ecco, cominceremo non tanto con un dialogo quanto con quelli che erano dei monologhi, che però appunto poi si trasferivano di persona in persona e nel frattempo acquistavano anche delle varianti, quindi c'erano dei cambiamenti in corsa. Nel corso dell'estate si parlerà della storia della città e dell'architettura sacra, ci sarà anche una visita al Redentore o ancora di edicole votive. L'attenzione si rivolge ad una in particolare, quella di Via 20 Settembre, con un appello di solidarietà per restaurarla. I nostri padri, durante il loro cammino o il loro proseguire lungo le strade, si fermavano nel dire le proprie preghiere o fare un segno di croce, di riverenza e di devozione o alla Sagra Famiglia o a alcuni santi. L'idea per noi diventa occasione di riscoprire la tradizione dei nostri padri e nello stesso tempo della devozione che queste edicolette devono riportare al centro della nostra attenzione. Un appello, sì, di solidarietà per restaurare l'edicoletta votiva di Via 20 Settembre, che ha già 106 anni, ed è giusto che noi prendiamo e apprezziamo quello che i nostri padri ci hanno lasciato e che chiediamo a tutta la cittadinanza di poter lasciare un obolo per questo restauro, che vorremmo vedere poi nel suo splendore e dare la possibilità a tutta la città di fermarsi e di vedere la sua bellezza.